cosa pensa Andrea della Carla? Devo convivere in questo corpo che è unico con due persone, quindi... Però ci entriamo bene, insomma, nel senso che è una parte di me, quindi ne accetto le qualità, le virtù, i difetti e tutto quello che ne consegue. Ci divido un cervello e un corpo, però insomma, va bene così. Non tutti forse sanno che la Carla Dupignè è la regina delle drag queen. Allora ci vuoi spiegare un po' come nasce, anche il suo nome, che cosa fa? Sì, allora intanto regina, no, ormai sono della vecchia guardia, quindi ormai sono l'imperatrice madre, non so come definirmi. In realtà tutte le drag queen sono regine, lo dice il nome stesso, la regina dello strascico è chiunque decida di fare un lavoro, una professione, un hobby come questo, che è quello appunto di infilarsi degli abiti femminili molto esagerati ed usare questa, a volte questa maschera, ma insomma questo travestimento per spettacoli, per lavori in discoteca piuttosto che in altri posti dove insomma la gente si riunisce e si vuole divertire con uno spettacolo un po' diverso e ironico. Questa è la base del lavoro della drag queen. Io sono stata molto fortunata perché ho trovato un ambiente estremamente favorevole, che era quello del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, dove ho cominciato, diciamo, dove ho iniziato i primi passi nel mondo delle drag queen, e contemporaneamente ho fatto anche un percorso di volontariato all'interno di un'associazione che si batteva per i diritti delle persone gay, lesbiche e transessuali, che lavorava rispetto al tema dell'AIDS, delle persone seropositive, delle discriminazioni in generale. Quindi da questo punto di vista mi ritengo assolutamente fortunata rispetto a tante altre, perché ho avuto la possibilità di essere in un contesto che non era solo un contesto, come dire, molto frivolo. Nome, come nasce? Il nome nasce per un gioco un po' stupido che facevamo qualche anno fa io e Vladimir Luxuria, con la quale sono cresciuta anche da un punto di vista professionale. Noi eravamo molto amiche, eravamo volontarie tutte e due del circolo. Ad un certo punto all'interno del circolo Vladimir ha preso la direzione artistica. E da lì è nata insomma una collaborazione non solo con me ma anche con altre drag queen, altre persone eccetera, durante il corso degli anni in cui lei era si occupava insomma della direzione artistica. Il nome La Carla Dupignè è una cosa molto sciocca. La Carla Dupignè non è altro che la francesizzazione della Carla del Pigneto, perché io abitavo il Pigneto e per la mia seconda vita avevo scelto un nome da donna molto... molto semplice, molto corto e soprattutto molto onesto, che era Carla, che semplicemente mi ricordava una mia amica che si chiamava appunto Carla. E da lì poi Carla è diventato Carla, Pignete è diventato Pignè, c'era un po' il gioco, lei fa Wige sui Catherine de Neve e Wige sui La Carla Dupignè. Com'è bello far l'amore da Trieste e soprattutto con chi vuoi tu. E se ti lascia lo sai che si fa. Trovi un altro più bello, che problemi non ha. La vittoria di Vladimir va interpretata in modo, per alcuni aspetti, più complesso, nel senso è veramente un aspetto culturale. Vladimir è piaciuta perché forse la gente non si aspettava che una persona del genere potesse essere intelligente, e che è da una parte il segnale di una discriminazione, dall'altro però anche il segnale di una capacità di ricredersi dei propri pregiudizi. E quindi è evidente che è un segnale culturale fortissimo. Poi le polemiche politiche che ci possono essere state su Vladimir, sulla sinistra e la destra, sono strumentali. Si può chiedere a Vladimir di salvare il mondo.
ci dovrebbe pensare qualcun altro, del resto non si capisce perché ci si accanisce su un ex deputato che torna a fare quello che era il suo mestiere, ma che era stato preso da quel mestiere per quello che rappresentava, per la sua immagine, per la sua intelligenza, e poi che abbiamo un ministro delle pari opportunità che faceva la soubrette, pare sia normale, e il cui unico merito era fare la soubrette, pare sia normale. Mi pare surreale il contrario. Molto spesso in Italia si fa confusione tra transessuali, drag queen, travestiti. Sì, questa è una disgrazia. È una disgrazia perché in realtà forse adesso un pochino di meno, anche se comunque sui giornali continuano a parlare di un transessuale ucciso, parlando di persone che stanno facendo un percorso di transizione da un corpo maschile a un corpo femminile, continuando a dargli dell'uomo e quindi offendendo anche la loro dignità. Nel caso delle drag queen questo problema non esiste, perché noi giochiamo molto a parlarci al femminile, ma in realtà siamo degli uomini che si travestono e che usano appunto questa modalità poi per spettacolo, per altri motivi. Le persone transessuali, sia le persone transessuali donne che stanno facendo la transizione verso l'uomo, che quelle sono i transessuali, sia gli uomini che stanno diventando donne, quelle sono le transessuali, vivono con difficoltà questo cambiamento di identità, di genere, perché lì si mettono in atto tutta un'altra serie di problematiche che non sono quelle delle drag queen. C'è un disconoscimento del corpo maschile o femminile, a seconda appunto che si tratti di un uomo o di una donna, e del volere avvicinarsi esattamente all'opposto, cioè essere uomini e sentirsi donne, oppure essere donne e sentirsi uomini, con un percorso di tipo legale, di vita, eccetera, completamente diverso da quello che può essere quello di una drag queen che la sera finisce, si trucca e torna a casa esattamente come quando è entrata nella discoteca o quando è entrata in altri posti. I travestiti sono ancora un'altra cosa, perché la drag queen, diciamo, normalmente non utilizza il proprio travestimento per rimorchiare o per avere storie di tipo sessuale, incontri o relazione, perché è appunto una forma di spettacolo. Cioè le drag queen le vedi nelle discoteche, non le vedi certo per strada a rimorchiare o nei locali a rimorchiare. Poi può anche capitare, però insomma è un'altra storia. Lo si fa quindi per un valore artistico, sì, professionale. Tu lo fai anche per piacere? E che cosa io lo faccio perché mi diverto tanto. Spero che non mi venga tipo un colpo apoplettico, che non mi posso più truccare, non posso camminare più sui tacchi, perché è una delle cose più divertenti della mia vita. Questa situazione può creare, anzi la crea molto, molto spesso, una condizione di discriminazione, perché sei gay pure te travesti, quindi agli occhi, diciamo, anche se la morale è molto cambiata, agli occhi della società, così in senso generale, la drag queen, insomma, non ha, a volte può ricevere come dirti, delle delusioni, perché una parte della società pensa che possa essere una cosa non bella, immorale, contro natura, e tutte le stupidaggini che si dicono rispetto a questo. Queste cose le superate, le hai vissute male? Ma guarda, naturalmente, come tutte le persone che non si sentono accettate o che vengono insultate o offese per una cosa così sciocca e così poco veritiera, naturalmente non fa piacere. Io credo ormai di aver superato da lungo tempo l'idea dell'offesa, anche perché non mi manca né la lingua né la capacità di rispondere a queste cose. E poi se le persone riconoscono, probabilmente un pochino l'idea la cambiano, perché